Buongiorno a tutti e a tutte, bentornati sul canale. Oggi vi propongo un tutorial di un make-up del quale vi ho postato la foto sia su Instagram che su Facebook alcune settimane fa e che vi era piaciuto particolarmente. Infatti si tratta di un make-up incentrato su un pigmento fantastico, esattamente il pigmento rose di MAC, che appunto è questo pigmento a base rosa fucsia che presenta appunto delle perlescenze dei glitter sul color bronzo e sul color oro, che ho voluto appunto completare con un eyeliner molto strong e tanto mascara, e mentre le labbra le ho lasciate comunque sul color nude My Lips But Better per appunto concentrare l'attenzione esclusivamente sugli occhi. Se vi interessa questo trucco vi lascio il tutorial. Inizierò subito con il make-up occhi, in quanto sul mio viso ho già applicato il fondotinta Dress Me Perfect di Deborah Milano, il concealer di Estée Lauder, il Doubleware. Inoltre ho fatto le sopracciglia con il Paint Pot per sopracciglia di MAC nella colorazione True Brunette e inoltre ho già applicato il Primer Potion di Urban Decay per uniformare la palpebra. Quindi come primo step vado a prendere un pennello da sfumatura e con la palette della Too Faced, la Chocolate Bar, vado a prendere due colori marroncini chiari, uno un po' più freddo e uno un po' più caldo. In questo caso si tratta di Milk Chocolate e di Salted Caramel, che sono esattamente questo marroncino che è un po' più freddo e questo marroncino un po' più caldo, e vado ad applicarli sulla piega dell'occhio. Ora vado a creare una base per il pigmento che andrò ad applicare successivamente. L'ombretto in crema che applicherò è un ombretto della Pupa, il Cream Eyeshadow Vamp Velvet Matte, quindi rigorosamente matte, 002. Presenta questo tappino rosa e adesso, se non mi ricordo male, forse questo fa parte di una collezione limitata, e infatti è in questo color rosa molto estivo, molto primaverile. In ogni caso, questo trucco e questo pigmento può essere appunto unito a tantissime basi, sia magari più chiare come bianca o rosata, ma anche una base scura come marrone o nera. Semplicemente io ho notato che con una base leggermente più chiara i riflessi si notano ancora di più, soprattutto i riflessi dorati. Prendo un pennello piatto, prendo un po' di prodotto e vado a stenderlo sulla palpebra mobile. Con un pennellino molto sottile, questo sarebbe da eyeliner, ma io lo utilizzo anche di solito per applicare l'ombretto all'interno dell'occhio, vado a prendere un color bianco rosato shimmer, e in questo caso utilizzo sempre dalla palette della Too Faced il Champagne Truffle e lo applico come punto luce nella parte interna dell'occhio. Pennello a penna, sempre dalla stessa palette, vado a prendere un marrone scuro opaco e questo vado ad applicarlo nell'angolo esterno dell'occhio, creando una sorta di V ed intensifico ben bene il colore nell'angolo esterno. Poi vado a sfumare tutto con il pennello da sfumatura. Con una matita marrone, questa è la Chocolate di Sephora, vado ad intensificare la parte inferiore dell'occhio con il mio pennello a penna e sfumo la matita. All'interno dell'occhio vado ad applicare la matita della Deborah Milano, l'Extra Eye Pencil numero 01 Waterproof. Ora siamo pronti per passare al focus del trucco, ossia l'applicazione di questi pigmenti MAC per me meravigliosi. Si tratta di questi pigmenti, questa è la versione mini e infatti costa anche la metà rispetto al pot normale dei pigmenti MAC, e questo in particolare è il colore rose numero B14. Praticamente è un pigmento a base rosata fucsia che presenta appunto
delle riflettenze, dei glitter che vanno sull'oro bronzo, per me sono spettacolari. E un piccolo consiglio, ovviamente vanno applicati con il pennello bagnato per rendere il colore più intenso. Inoltre, siccome essendo pigmenti in polvere libera creano tantissimo fallout, adesso appunto mi vedrete utilizzare un pezzo appunto di carta, in questo caso ho preso un semplicissimo Scottex che andrò ad applicare sotto l'occhio, perché altrimenti vi trovereste la faccia veramente piena di prodotto, piena di brillantieri. Ho preso i pigmenti, bagnato il pennello, ora vado ad applicare questo Scottex sotto l'occhio, applico i pigmenti dove precedentemente ho applicato la base in crema. E ora andiamo a applicare l'eyeliner. L'eyeliner che vado ad applicare è un eyeliner in gel ed è esattamente il L'Oréal Paris, il gel intensa nella colorazione 01 Pure Black, e vado ad applicarlo con il pennello d'eyeliner della Real Techniques che ha la punta in silicone e con lo quale mi ci trovo veramente benissimo. Applico ora sulle ciglia il primer di Benefit, il Day Real, che è questo primer marrone del quale vi voglio parlare meglio, voglio farvi una review più approfondita. E lo applico dalla base allungando le ciglia. Sopra il primer invece applico l'Outrageous Curl di Sephora. Ora passo a fare il solito contouring su guance, fronte e mento con il blush di MAC, il color top. Formo il mio contouring prendendo un altro pennello a setole leggermente più aperte e con una terra leggermente più calda di Essence. Guance applico un leggero velo di blush e in questo caso applico il Matte Touch Blush di Essence nella colorazione 20 Berry Me Up, che ha un colore che richiama leggermente il rosa che ho appunto applicato sugli occhi. Ed ora un po' di illuminante della Collistar, il creatore di luce, che andrò ad applicare sugli zigomi. Siamo arrivati allo step finale del trucco, vado ad applicare come contorno labbra la matita della Pupa, la Made to Last Definition Lips, nella colorazione 102, e si tratta di questo nude rosato. Il rossetto che vado ad applicare è il Fast Play di MAC, che è un Amplified. Voilà, il trucco è finito, ora mi avvicino un pochino in modo tale che possiate vedere ancora meglio il trucco occhi. Questi sono gli occhi. E questo appunto è il look completo, a me è un look che piace tantissimo, spero che il tutorial sia piaciuto anche a voi, se vi è piaciuto appunto mettete un like qua sotto e iscrivetevi al canale. Vi auguro una buona giornata, un bacio a tutti quanti!